Il rapporto Italiani nel mondo della Fondazione Migrantes giunge nel 2017 alla 12ª edizione. Un'edizione che è ricca di contenuti e ricca di novità. La prima novità è sicuramente la questione numerica. Al contrario di quello che si può immaginare, la mobilità italiana è qualcosa che non solo aumenta per quanto concerne i numeri, ma aumenta nella complessità delle sue caratteristiche. Nell'ultimo anno sono migrati oltre 124.000 connazionali con cittadinanza italiana e si sono iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. E contrariamente a quello che si pensa, il primo paese dove sono stati è il Regno Unito, nonostante la Brexit, che è cresciuto di oltre il 50% in un anno. Quindi sono degli elementi, questi numerici, che accanto alle riflessioni teoriche e alle indagini qualitative ci rapportano un'Italia ai più sconosciuti. E un'Italia che dovrebbe invece essere considerata, soprattutto perché la mobilità non è affatto una cosa negativa, nel momento in cui si trasforma da una semplice fuga unidirezionale a una circolazione. Ed è questo quello che si dovrebbe riuscire a fare, ovvero non soltanto avere le persone che scelgono di partire, ma persone che possono avere la possibilità anche di rientrare. Quest'anno il rapporto Italiani nel mondo ha voluto concentrare l'attenzione sui territori di partenza, quindi abbiamo dei saggi sui vari contesti regionali e quello che vediamo è che accanto a un depauperamento quantitativo vi è al contrario la possibilità, se solo venisse considerata e sfruttata, di arricchimento culturale, e questo deriva semplicemente dal fatto che chi si allontana in questo momento, anche grazie all'ausilio delle tecnologie, non lo fa mai definitivamente, cioè continua ad avere delle relazioni con i luoghi di partenza, e bisognerebbe semplicemente riuscire a considerare la non presenza non un'assenza definitiva, ma un diverso modo di essere presente nei territori. La Dante Alighieri è nata nel 1889 su impulso di Giosuè Carducci, oggi mezzo migliaio di comitati, scuole, soci, studenti, e partiva, si legge nel manifesto dei fondatori, dall'idea: la patria non è tutta dentro i confini materiali. È un'idea interessante nella logica risorgimentale 1886, e quindi la Dante Alighieri, in nome del massimo rappresentante dell'italianità e della lingua, doveva mettere insieme gli italiani nel mondo, che erano un pezzo della patria che non possiamo dimenticare. La parola dimenticare è parola chiave nella logica del tenere insieme questo mondo italiano, dell'italnostalgia. Perché? Perché gli italiani dimenticano all'estero la loro identità, la dimenticano nelle urgenze dell'integrazione, nelle difficoltà dei viaggi, nella povertà, nelle priorità della loro vita di immigrati sostanzialmente poveri. E quindi cosa deve fare la Dante Alighieri, cosa deve fare l'Italia? È tenervi il ricordo. Io credo che se non c'è una svolta e se il rapporto con i 5 milioni, con i 126.000 italiani che vanno ogni anno all'estero, non si colloca in un orizzonte di italsimpatia, di mondo italiano, di Italia fuori dall'Italia, e resta ancorato la cultura della nostalgia, io credo che noi non solo facciamo un danno ai nostri connazionali, ma perdiamo anche una grande opportunità.